hai 21 anni e siamo quelli, gli scout, che vanno in giro con lo zaino sulle spalle, un po' ingombranti, e che davvero sperimentiamo quell'andare, dormire fuori, stare fuori, e per noi camminare ha un richiamo forte anche di spiritualità. Perciò quando ho percorso il sentiero Frassati, la prima tensione interiore, quella della passione educativa, è stato chiedersi e chiederci insieme, ne abbiamo parlato anche camminando, come estrapolare dalla figura di Frassati dei messaggi quotidiani, magari tappa per tappa, che avessero qualche cosa da dire ai giovani o ai meno giovani che lo avrebbero percorso. E quindi abbiamo cercato di avvicinare le caratteristiche di questo giovane, la sua forte tensione verso l'alto, come arrampicata e anche come propensione verso lo spirituale, la sua dedizione ai poveri, la sua volontà di prepararsi adeguatamente per la professione ingegnere minerario e per poi fare della professione un impegno politico e sociale. Quindi tanti elementi, tappa per tappa, che voi trovate nelle 7 tappe del percorso, che hanno da dire molto anche oggi ai giovani. Poi trovate in fondo una sua scheda biografica. L'altro nostro interesse era vedere come queste caratteristiche di Frassati si ritrovino anche nel territorio che viene incontrato. Per dire, ad esempio, nel Bleggio, dove è nata la cooperazione trentina, abbiamo richiamato l'attenzione ai poveri, che in Frassati si esprimeva in determinate azioni, nella visita, nell'aiuto economico e nel sostegno, nella ricerca del lavoro, e nella cooperazione si è espressa con altre modalità. Oppure il percorso che si avvicina a San Romedio, la sofferenza dei martiri e la sofferenza che nella vita tutti incontriamo e anche Piergiorgio Frassati ha incontrato.